30 anni di grandi successi, di scoperte e a volte anche di delusioni, ma sempre e comunque nell'ambito di una felicità propositiva che ha lasciato conoscere quelli che sono i più importanti, curiosi, geniali e oggi affermati autori del cinema. Chiquita con un contacto que le salen unos cablecitos que van al distribuidor. Vamos, solo necesito la pieza. Súbete. Te la pongo y en 5 minutos está listo tu carro, vamos. No más. ¡Que te salgas, carajo! Porque está muerto, puta madre. Oye, ¿y la pieza? Ahora sí, vamos a ver tu pieza. ¿Dónde estabas? Por ahí. Framdeles har jeg blod på uniformsjakken. På nærmere 40 års innsats. '1789. Ja, og så er det helt øverst, og det står rømmen på døra. Horten! Så til helga så er det slutt. Det ikke mine, altså. Og de ikke det, nei. Jeg håper ikke du kjenner det. Det ser ut til å være en utmerket dag for blindkjøring. Nå har jeg kjørt siste togturen. Nå er jeg vel pensjonist. Money, why do you like rich people? This machine makes money out of soybeans? I just want to know the meaning of this sign. Does it mean 50% off? Hoch ist. Sehen die eigentlich halbwegs aus wie deutsche Helden? Deutscher und heldenhafter als wir beide zusammen. Diesen Sommer ist Olympia und dann machen es einen Mordswirbel wegen der Eiger Nordwand. Die wollen unbedingt Berichte über die Erstbesteigung. Schiss? Hä? Ich hab vor gar nichts Schiss. Dann drücken wir jetzt auf das Abenteuer, Herrschaften. Toni. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Los. Zwei Seilschaften sind heute am frühen Morgen mit voller Ausrüstung in die Wand eingestiegen. Was macht der in unserem Einstieg? Geht los, Digga. Das war historisch. Was? Wow. Historisch.
Luigi, quanto sei bello! Voglio un figlio, Philip. Ho fatto richiesta di adozione. Non abbiamo il diritto d'adozione. A meno che non mi spacci per un singolo eterosessuale. Perché non realizzare il suo progetto con una donna? La mia storia personale mi ha portato ad essere tuttora celibe. Credo che non sia più necessario. Maledizione. Perché non potrei essere un buon padre, in fin dei conti? Che cosa hanno gli etero più di me? Coraggio, non te la prendere. Presto avrete gli stessi problemi di tutti. Matrimonio, figli. Eppure il divorzio. Non potrebbe stare più attento. Scusi, non volevo. Il mio biglietto. Ecco il mio numero. Pronto? Magari a cena? Sì, perché no? La mia idea è molto semplice. Lei mi fa un figlio, ma solo come madre surrogata. Che ne dice? Pronto? Adesso? Una certa Josefina Paradessa è stata fermata. Circolava con il permesso di soggiorno scaduto. Ha dichiarato che lei intende sposarla. Come no, sì. Assolutamente. Mi dispiace davvero tanto. Ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente. Sono pronta ad avere il tuo bambino. Ne sei proprio sicura? Sì. Sarò padre! Se ti sembra normale lasciarmi per fare un figlio con una incrociata 2 minuti per strada, vada alla tua fitta utero. Sto solo cercando di avere un figlio. Sto bene con te. Fine e io ci sposeremo. Fra 15 giorni. Perché l'hai fatto? Non mi direi che eri un etero inibito? 15 anni per digerire la tua omosessualità. Non verrei a dirci che oggi ti sposi?